per le strade, per le vie di Trieste, suona e chiama l'artista, giusto la campana. L'ora suona, l'ora suona, non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Avrà baci, fiori rose, la marina, le campane perderà la nota mesta, su un San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolore. Le ragazze di Trieste canta tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste canta tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a molto analiticamente e assai acutamente attraverso l'esperienza dei ricordi personali del narratore. Io dico del narratore, non dello scrittore, dicevo bene Leonardo Moranzi. Mi ha fatto molto piacere, sono stato proprio piacevolmente sorpreso dalla grande capacità analitica che hai rivelato in questo tuo lavoro, dalla magnifica capacità descrittiva. Ci sono delle pagine che sono d'antologia. Io voglio ricordare, per esempio, le pagine sui bordelli. Sono veramente di straordinaria bellezza. Ma anche quella relativa alla storia urbanistica della nostra città, che mi ha fatto fare un brutto pensiero. Io rischiavo il linciaggio, cioè ho temuto il linciaggio. Sono delle bellissime, ma come tante altre. Tutto questo sullo sfondo storico del quale è stato detto e ridetto e sul quale non mi soffermo naturalmente, attraverso una precipua capacità poetica, veramente. Ci sono pagine di lirismo esaltante.
vizio antico, dire questo. La forma di questo romanzo si muove, a mio avviso, è una mia opinione naturalmente, tra un certo controllato realismo, cioè la tragicità degli eventi, la tragicità dei personaggi, ma parlo per questo di controllato realismo, da una parte, è una sorta di vigile barocchismo, tra virgolette detto barocchismo, che a tratti, anche se lontanamente, mi fa pensare a un certo D'Annunzio, non quello deteriore naturalmente, perché tu hai presentato anni. Chi lo sa, l'ho butto qua, è una mia opinione, una mia impressione, l'ho già premesso. Ma complessivamente però devo dire che è un lavoro di una grande qualità. Sono contento veramente. Un altro motivo, questo forse può non interessare gli amici, ma io lo dico perché interessa a me. Io in molte di queste pagine ho ritrovato un'atmosfera a me familiare. Ho ritrovato e ho rigustato sapori, colori, costumi, ambienti di una realtà che da bambino ho conosciuto. In modo particolare, in certi luoghi della campagna tra Avola e Siracusa, che tu hai descritto perfettamente. Di questo ti ringrazio, perché ho trovato una sorta di mia Madeleine personale in questa. Grazie di me per questo magnifico lavoro che ci hai dato. E grazie a voi. Grazie mille. Allora, semplicemente per... penso che rifletterò molto sulle cose che mi ha detto il professore Bomberetta e comunque ritengo che siano delle cose profondamente importanti. Tuttavia, per ringraziarmelo per future cose, visto che lui è rimasto colpito dai bordelli, io adesso... la dedico a tutti voi, insomma la dedichiamo a tutti voi, ma mi fa piacere che Sebastiano Bomberetta sia rimasto colpito dai bordelli. Scusatemi se la dico così, insomma, è per non perdere tempo. E credo che questa sia stata la parte più faticosa. Come? Sì, questa è stata la parte più faticosa, però approfitto di questa cosa perché vorrei chiarire un punto. Se ci ho perso tutto questo tempo è perché il romanzo, soprattutto, ha voluto essere uno omaggio. Personalmente sentivo il bisogno di fare qualcosa per tutte quelle ragazze che persero il papà nel 1915-18, perché per una ragazza, per un adolescente in quel tempo, soprattutto se parliamo dei contadini del sud che andarono lì a fare la guerra, dico, perdere il papà per un adolescente significava a quel punto una sola cosa: andare a finire, andare a ingrossare le quindicine che giravano per i posteri politici in Italia. Non c'era altro destino. Noi abbiamo sentito Liliana poco fa con Le campane di San Giusto. Le campane di San Giusto era quella canzone che le ragazze di Trieste, un po' enfaticamente, un po' retoricamente, tutta quella retorica patriottarda eccetera eccetera, cantarono quando l'esercito italiano entrò a Trieste. Però a me piace pensare invece a quelle altre ragazze che non riuscirono a cantare in quel caso in modo trionfalistico, ma che andarono a fare le quindicine nei posteri di Mezza Italia, perché il loro papà se li era portati via la prima guerra mondiale.